Dato che al di fuori di YouTube non utilizzo molti social, vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram qua sotto, il primo link in descrizione per rimanere sempre in contatto con me e con ciò che faccio. Confermata. Ah dai, ha una dal Vishat. Che iella. Figuriamoci. Grazie. Thank you for the spawn, man. Cioè, gli sono partito sui colpi a quello praticamente. Che cazzo si sono messi questi? Godo. Let's go. Ricarico. Un cecchino a terra. Ok. Sembra tutti a stordire questi, oh, incredibile. Dove? Dove? Uno l'ho preso, eh. Quanti cazzo siete? 5000? Macchina. Vabbè, detto, fatto. Sta facendo 24-5. No, sta giocando benissimo e sta piacendo in cifra sta partita. No, non mi posso alzare, c'è il tipo con lo SWAS. Ah. Dai, sto grossolino 98. Sì, hai rotto anche un po' i coglioni, grossolino 98. Sempre lui mi ha ammazzato. Cioè, le tante morte ci possono anche stare su Nukedown, però ho giocato bene, per quanto mi riguarda. Peccato che alla fine partita siano così usciti dallo spawn. Facciamone un'altra. Mettersi qua è proprio la cosa più scema che uno possa fare, perché mi tirano un C4 e mi distruggono la macchina. Eccolo, lo sta facendo il tipo. Preceduto, mon frère. Dice, sta attento, mon frère. Parlano, ma però pompano in giro sta me. Beh, torretta. Questa gioco con torretta e coso, perché sinceramente si qua
giocano in maniera per me indecente, scommesso tutti nelle case, quindi in un modo o nell'altro voglio contrastarli. Comunque raga, sono già rimasto in 4, bellissimo. Ho sentito molte volte di gente che gioca col cecchino, cioè ovviamente non i cecchini da clip, perché quelli Nuketown è il loro paradiso, ma di gente che gioca col cecchino che dice no cazzo che palle Nuketown. Invece vi dico che se ho imparato a usare bene il cecchino, giocare sul Nuketown è tipo che morte del cazzo. Mi sa che avrò tagliato dopo il quit generale, sono usciti tutti, adesso stanno rientrando. Dove? Sto registrando. Un taglio in quella parte di partita mi sembrava abbastanza logico. Codo. No, che morte da scemo. Assist UAV, che merda. Ah, fastidio. Sono 22-4, bella. Basta, Mr. Turk. Incredibile. Ecco, se mi sto buttando dentro perché vorrei provare, che ne so, tipo... Arriverà il giorno in cui mi metterò maschera tattica, magari. Basta! Mi viene da piangere, mi viene da piangere tutte queste scosse elettriche, Dio bono. Cioè, rompono proprio le palle. Possiamo notare la stupidità della mia torretta, che c'è un quintale di nemici là davanti e non spara nessuno. Guarda questo, mamma mia. Finito, dai. 33-7 con la seconda, l'ho un po' tagliata perché Dio buono, non si da fare niente. Spero davvero tanto che il video vi sia piaciuto, raga. Se è così, mi raccomando, un pollicione verso l'alto. Guardiamoci la killcam. Un commento, se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale. Questa era Nuketown Madness con il Ballista. Noi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video.